stando in contatto con questo piacevole rilassamento, provate a recuperare dentro di voi, andando anche indietro nel tempo, tutte le cose belle, tutte le cose buone che vi sono state donate. Provate a ritrovarle. Qualsiasi cosa abbiate ricevuto, recuperatela e ascoltate come vi fa stare. Un gesto, una carezza, una parola al momento giusto. E ascoltatevi. Ora visualizzate davanti a voi una bilancia con due piatti. E immaginate di poter mettere sul piatto di sinistra tutte le cose belle e positive che avete recuperato. Tutto ciò che vi può aver aiutato ad amare e ad amarvi. Sul piatto di destra mettete ciò che vi è mancato. Ciò che avreste voluto avere e avete la sensazione di non aver ricevuto. Dove pende la bilancia? Cosa provate nel constatare quello che state riconoscendo in questo momento? Se sentite che la bilancia pende di più, dove avete messo le cose che vi sono mancate, provate ora a trovare un vostro modo per rimettere in equilibrio questa bilancia. Cosa potete fare per far tornare la bilancia in equilibrio? Prendetevi oggi la responsabilità per ritrovare la serenità. È importante sentire che possiamo essere noi responsabili di noi stessi e quindi imparare a darci delle cose buone. Ora trattenete tutto quello che avete vissuto emotivamente attraverso questa esperienza di visualizzazione e poi piano piano, seguendo i vostri tempi, io vi darò soltanto delle indicazioni, potete cominciare a riprendervi. Cominciando a muovere lentamente le dita delle mani, le dita dei piedi, aprite e chiudete il palmo della mano, fate ruotare i piedi. Flettete più volte le braccia. Le gambe. Fate un bel respiro profondo. Liberatevi di tutta la tensione residua. E poi, sempre seguendo i vostri tempi, potete riaprire gli occhi e riprendere la posizione seduta. Potete iniziare la verbalizzazione. Se qualcuno vuole, dica che questa esperienza cosa le ha dato o su cosa l'ha fatto riflettere, perché eventualmente per chi poi lavorerà attraverso questo tipo, anche attraverso questo tipo di tecniche, che è una delle tante, potrà comprendere meglio che possono uscire fuori delle cose poi da approfondire, o in seduta individuale o in sedute di gruppo. Sentitevi completamente liberi di dire e non dire. Se qualcuno ha voglia di parlare di questa esperienza, può farlo. Quindi caratteristiche quello che voglio fare nella mia vita. E comunque decisamente la bilancia non stava ben, cioè non,
stava ben, come dire, bilanciata verso sinistra, non sentivo che dovevo darmi molte cose di più. Ho sentito proprio una sensazione di serenità anche durante il paragone tra la parte sinistra. Quindi è una cosa veramente per me sono molto forte, perché a destra ho messo la cosa bella, la vita, cioè chi mi ha dato la vita, perché questo mi consente di vivere giorno per giorno delle cose molto belle, di toccare, di sentire, di percepire e di fare delle esperienze molto toccanti. E quindi ho ringraziato i miei genitori che mi hanno dato questa possibilità. Dall'altra parte però, purtroppo, ahimè, ho messo una cosa che mi è mancata, che la stessa famiglia, e quindi i genitori mi hanno dato questa possibilità di fare questa esperienza della vita, però non mi hanno dato la possibilità di viverla con coraggio. Allora, per equilibrare le due cose, che cosa mi poteva servire? Darmi fiducia. E automaticamente sta bilancia si è subito rimessa in paro, quindi ho detto, ma con una parola così semplice, no? Voglio dire, fiducia, che fiducia in me stessa, mi è ritornata molto facile questo. La sensazione è stata quella di aver ricevuto dei doni. Poi quando ho cercato di individuarli proprio, ma ho pensato a quali doni ho ricevuto, vediamo quale un dono che ho ricevuto da mio padre o da mia madre. Con mio padre sono andato a un'età infantile, verso i 4-5 anni, e ricordo che riaffiora spesso è quello che mi portava in bicicletta sul sedile davanti. Invece per mia madre il ricordo è stato in un'età più adulta, quando nella casa di campagna stavamo seduti tutti e due la sera a guardare le stelle. Però poi dopo, nell'altra parte della bilancia, ho detto, ma cosa mi è mancato? In realtà cosa mi è mancato? Ho pensato, mi è mancato un contatto fisico reale, forse mi è mancato un abbraccio. Il dono e anche quelle che sono mancate. Penso di aver vissuto momenti molto emozionanti su questo tappetino, al di là delle cose concrete che si possano contare, nel bene da tutte quelle persone che alla fine mi vogliono bene disinteressato, senza avere il bisogno di essere legati da parentele o simili. Ed è quello che poi alla fine mi ha dato la forza di andare avanti per tutti questi anni, nonostante tante cose, quindi diciamo che un bel po' di emozione c'era pure sul petto della bilancia. Sull'altra parte, quando ho dovuto pensare a quello che mi è mancato, non era certo il momento dei conti. Però ecco, una bella emozione l'ho provata, e questo senz'altro mi ha fatto capire quanto io abbia ancora bisogno di elaborare determinate cose. E pensare di dover elaborare significa sapere di poter riuscire poi comunque sia a farlo, quindi questo anche è importante. E poi per quel che riguarda le cose che devo dare a me, là quello che hai detto tu in quel momento penso che mi sia molto servito in questo momento che sto attraversando, perché penso che potremmo stare ore a fare l'elenco delle cose che ci sono mancate, però è inutile. Questa esperienza finisce qui, ognuno di voi probabilmente si porterà qualcosa a casa su cui riflettere. Grazie a tutti. Thank you.